a Social Life. Nel mondo del web è fondamentale la figura dell'influencer, ovvero una persona che, condividendo foto, video e momenti di quotidianità sui suoi social, promuove il suo stile di vita e utilizza la sua popolarità anche per pubblicizzare dei prodotti o dei brand. Diventare influencer è il sogno di tanti. C'è chi il successo lo cerca lungo, ma anche chi lo trova per caso con la sua bellezza e spontaneità e decide di farne tesoro, come succede con Mirka Secret. Siamo in partenza per andare a conoscere Mirka Secret, DJ e influencer seguitissima sia sui social che nelle discoteche. Ma come si conciliano le due anime da regina dei social e da regina della notte? Io non lo so, Teros, scopriamolo. Chiediamolo a Mirka Secret. Eccoci qua Mirka, siamo arrivati. Ho preparato un pochino di domande per far conoscere sia la tua attività da influencer che quella da DJ. Sarà una chiacchierata, no? Cosa fai? Cosa combini? Quali sono le tue attività? Magari ci fai vedere anche qualcosa di tuo, qualche filmato, qualcosa del genere. Ci tengo, insomma, è importante che non vengano qua in mezzo. Bravissimo. Cosa fai? Volentieri. Le usi spesso per le tue serate queste? Ah sì, fisse, sempre. Ci sei affezionata? Sì, sono quelle con cui ho iniziato, in realtà potrei cambiare questi. Però le cuffie funzionano bene, sono affezionata, diciamo. Ciao, mi chiamo Mirka, ho 28 anni, sono originaria di Bologna. Utilizzo i social network sia per condividere, diciamo, la mia vita, la mia quotidianità, ma anche per promuovere le mie attività e tra queste la mia attività da DJ, insomma, per promuovere le mie serate e i miei eventi. E la mia pagina Instagram si chiama Mirka Secret, e, insomma, diciamo, la utilizzo in questo modo. Negli anni ho un po' approfondito, appunto, il discorso social, perché ho visto che comunque oltre che piacermi mi tornava utile anche lavorativamente parlando. Io ho iniziato, diciamo, con la musica, perché è sempre stata, insomma, la mia passione principale, e vedendo comunque che anche il mondo social mi piaceva, quindi farmi foto, farmi video, era perfetto perché potevo, insomma, abbinare le due cose, sia per un fattore, diciamo, di mio piacere personale, ma anche come vantaggio lavorativo. Io ho iniziato a mettere all'inizio magari solo selfie miei o a condividere qualche momento della quotidianità, poi ho iniziato a mettere i momenti, ovviamente, dietro le quinte del lavoro, e ho visto che questo stile di vita, comunque anche il mondo della notte, piaceva, divertiva, poi non solo il mondo lavorativo, anche proprio, insomma, la mia vita, quello che riguarda me. Negli anni Mirka ha portato avanti le sue passioni ed è una DJ affermata, ma il web rimane importante per promuovere la sua attività. Il personaggio che è sui social o comunque nel mondo della notte è parte di me. Non è magari quello che sono alla mattina o quando sono a fare la spesa o con mio compagno, però è comunque una parte di me. Probabilmente, appunto, anche caratterialmente, le parti negative, sia di quello che mi succede sia del mio carattere, non le mostro tanto. Mi sento in vena comunque di postare qualcosa se sono di buon umore, se posso trasmettere un'energia positiva. Come DJ che musica proponi? Commerciale, dal latino all'house, diciamo, tutti i generi che stanno in mezzo, però comunque in linea di massima questi generi, e poi ovviamente dipende anche dal tipo di evento. I social aiutano, sembra un po' un cliché, insomma, è quello che si dice sempre, però è così, sia per quanto riguarda comunque arrivare a contatti nuovi e sia anche per i contatti già consolidati, perché io tipo ho notato che quando posto qualcosa, sia relativo al lavoro e non, comunque, cioè, l'impressione che ho è che magari torno in mente a qualcuno degli addetti ai lavori, che di conseguenza mi ricontattano. Mirka ha un forte amore per la musica, infatti prima di iniziare la carriera da DJ curava progetti nell'ambito della discografia. È una cosa che facevo prima di intraprendere proprio il percorso di serate più seriamente, perché diciamo che la mia passione per la musica è nata col canto, poi col ballo, quindi io prima di, diciamo, dedicarmi solo alle serate, che comunque richiedono tempo e impegno anche nel quotidiano, prima mi occupavo più di progetti discografici, collaborazioni, canzoni,
Però sì, era una cosa che magari facevo un po' più all'inizio, adesso l'ho accantonata, anche se sicuramente è qualcosa che in futuro mi piacerebbe riprendere anche. E nella notte, di fronte alla console da DJ, il virtuale diventa reale e i fan entrano in contatto con Mirka. E io penso che una buona parte delle persone che mi seguono siano comunque anche persone che sono interessate in un qualche modo al mondo della notte. E quindi insomma, le persone che sono amanti della discoteca, della nightlife, della musica, pur non facendone parte, però comunque amano quel mondo lì, e quindi sì, sicuramente buona parte è un pubblico, diciamo, musicale. Non tutto, però sì, nelle serate capita più che in giro. La fama che ci si costruisce sul web però arriva spesso anche in posti inaspettati. Un giorno ero a fare la spesa in condizioni pietose, nel senso che era anche inverno, quindi struccata, berretto, giaccone, cioè proprio il cassiere che mi vedeva tutti i giorni, perché andavo a fare la spesa tutti i giorni, a volte anche due volte al giorno. Allora tira fuori il telefono, mi mostra appunto questo articolo, mi fa: ma abbiamo trovato la tua sosia, ne abbiamo parlato anche col collega, è la tua sosia, ha anche la berretta simile, cioè sembri tu. Allora mi sono sentita un po' in imbarazzo, perché effettivamente ho detto: no, ma sono io. Però ero abituata, insomma, ad andar lì proprio così, no? Quasi in pigiama, quindi... Sei diventata la star del supermercato. Sì, no, ma poi, cioè, mi imbarazzava a pensare che ne avessero anche parlato, che magari, cioè, no, si facessero delle ghigne guardando questa cosa, quindi sì, un po'. Essendo una bella ragazza con del talento, Mirka ha dovuto anche affrontare qualche pregiudizio. Più all'inizio della mia carriera, adesso no, però all'inizio sicuramente qualche luogo comune sul fatto di essere una ragazza, sul fatto sicuramente di sfruttare anche la propria immagine, perché non lo nego, nel senso, sicuramente è un mondo anche di apparenza, cioè così, nel senso, il mondo della notte, delle discoteche, è un mondo anche di apparenza e di intrattenimento, quindi l'immagine fa la sua parte, ma sia al maschile che al femminile. Trovo anche, diciamo, fastidioso quando comunque si pensa che se una persona è donna o comunque ha anche un'immagine, per questo motivo non sappia fare il suo lavoro, non sappia suonare, e questo sì, è fastidioso. Invece poi fortunatamente ho trovato delle persone fantastiche che mi hanno inserito in modo bello, pulito, divertente, giovanile, fresco, e quindi poi da lì dopo è andato tutto bene, perché ho proseguito, diciamo, per questa linea. Con la sua popolarità, Mirka è stata a lungo una fra le single più corteggiate del web. Poi ha trovato la felicità con il suo fidanzato. La cosa ha avuto un impatto anche sui suoi follower. Ho avuto abbastanza calo di engagement, di reazioni alle storie, commenti, like e tutto. Calo di follower, abbastanza importante, però insomma va bene così. Ho visto che è una cosa comune, condivisa anche dalle altre ragazze che decidono di, insomma, condividere la loro relazione sui social. Prima, in un periodo in cui comunque ero molto attiva su questo punto di vista, cioè non attiva io nel senso, però notavo molto, molta interazione. Una volta, per curiosità, avevo contatti e messaggi al giorno, e secondo me non tutto avance, ovviamente, anche solo reazioni, commenti, insomma risposte magari a un evento, a una storia. Però secondo me avevo un centinaio di messaggi al giorno su Instagram. Poi adesso non mi ricordo, perché non ho visto ora di inizio, ora di fine, però un centinaio. E adesso? Adesso zero. Okay. Il segreto di Mirka Secret? La sua semplicità, che non ha mai perso con decine di migliaia di persone che la seguono sul web. E quando si infila le fidate cuffie da DJ, i follower diventano reali. E così si chiude questa puntata di Social Life. Un saluto da Michele Giardi, ci vediamo la prossima settimana per un nuovo viaggio nel mondo del web.